grande prova per il tuo avvenire. Io ho fiducia in te e sono certo che ti farai molta strada. La ringrazio, professore, e spero di non deluderla. A più tardi, caro Giorgio. Buon pranzo, professore. Buongiorno, dottor De Monte. Ciao. Buongiorno, dottore. Salve, ragazzi. Complimenti, dottore. Abbiamo saputo della sua promozione. Sì, andrò forse alla clinica Santa Maria come primo assistente. Siamo felici che vada ad occupare un posto più importante. Solo ci dispiace che ci lasci. Dispiace anche a me lasciarvi. Siete stati sempre molto bravi. E non vi dimenticherò. Arrivederci. Grazie. Arrivederci, dottore. È sempre molto buono. È un bravo giovane. Però la madre non è come lui. Ora, contessa. I miei ordini vanno rispettati. Senza discussioni e commenti. Scusi, signora contessa, ma... Non ci sono ma. E adesso torno al tuo lavoro. E che sia questa l'ultima volta. Sì, signora contessa. Tu, vieni qui. Comandi, signora contessa. La dignità di una persona si rivela anche dal suo modo di vestire. Perdoni, signora contessa, è stata una distrazione. E non ti capiti ancora. Scusi, signora contessa, mi permetto di ricordarle che c'è quella donna che aspetta. Sì, falla passare. Siete abituati a fare tragedie. Vi mettete nei guai per la vostra incoscienza. E poi venite a piangere. Signora contessa, carità, aiutatemi. Mia figlia è disperata e potrebbe fare una pazzia. C'è stata anche la sua volontà. E se tu l'avessi educata insegnandole un po' di dignità, non sarebbe successo il guaio che ora lamenti. Signora contessa, fatelo per me. Sono malata e non potrei resistere alla disgrazia. Basterebbe una vostra parola. Ve ne supplico. Anche voi siete madre e potete comprendere il mio dolore. Dolore, dolore. Potevi starci attenta a tua figlia. Del resto Alberto è il figlio del mio autista. E a me non interessano le vostre disgrazie. Non posso pregare la mia servitù. Non posso farci niente. Va via. Ho sentito. Parlerò io con Alberto. Che Dio vi benedica. Buongiorno, mamma. Oh, Giorgio. Ho sentito quello che ti ha chiesto quella povera donna. Potevi avere qualche parola di conforto. Hai compassione di certa gente che pianga da sé le sue disgrazie. Mamma, tu vivi lontano dalla realtà. Sapessi com'è diversa la vita, fuori da questo alone di nobiltà che ti circonda. La tua borghese professione ti ha insegnato queste teorie. E dimentichi perfino il riguardo che devi alla tua origine e alla tua posizione sociale. Mi ha insegnato a conoscere meglio...